Buonasera a tutti. Ecco, mi ha presentato Riccardo, ci siamo conosciuti a... Non so se... Ok. Ecco, ci siamo conosciuti a Perugia, ecco, presentando il film. La mia storia è anche la storia di migliaia di persone che sono arrivati nel vostro paese, attraversando soprattutto, parlo, dal Corno d'Africa, l'Etiopia, la Somalia e l'Eritrea. Un ragazzo normale che viveva, che sognava di rimanere nel suo paese e di cambiare qualcosa nel suo paese. Finché nel 2005 non c'è stato un imbroglio elettorale dal governo che attualmente sta al potere da 20 anni, ha ucciso 200 persone, per farla breve, durante le manifestazioni contro l'imbroglio elettorale. E lì ci siamo trovati con amici, mi sono trovato con gli amici che avevano pensato già di partire verso un viaggio che non sapevo, nel senso che non avevo nessuna idea di che cosa vuol dire intrattenere questo viaggio verso la Libia e poi l'Europa. Mi sono trovato, ho deciso nel 2005 con i ragazzi, siamo partiti in gruppo per Sudan, sono due stati che abbiamo attraversato. Siamo partiti, prima di noi c'erano altri gruppi, 3 ragazzi del quartiere che sono partiti un po' prima di noi, non sappiamo che cosa ci aspetta davanti. Per me il viaggio è stato già pensarlo come una sfida, attraversare un deserto, me lo immaginavo, ma non immaginavo in che modo venivo portato verso la Libia. C'avevo nella mia borsa dei libri da leggere nel viaggio, durante il viaggio, quindi mi sono fatto un'idea di un viaggio tranquillo. Tutta questa storia che adesso mi ha fatto testimoniare o dire delle cose, parte soprattutto dal Sudan in poi verso la Libia. Ecco, una volta passati il confine del Sudan verso la Libia, sempre grazie agli intermediari che ci sono in ogni tappa di strada, non c'è un viaggio diretto verso la Libia o verso l'Europa, ci sono tempi lunghi di attesa di studiare, di informarsi su che cosa ci può accadere in futuro. Mano a mano che si va avanti si impara il viaggio. Sono stato fortunato, ho attraversato il deserto del Sudan e sono arrivato e mi sono stato trasferito, dato dai contrabbandieri sudanesi ai libici. In cui pagavamo $300, ancora prima in Sudan abbiamo pagato $200 per andare fino al confine con la Libia. Una volta dati o finiti nelle mani libiche, nelle mani libici, non avevamo nessun controllo, sia quel linguistico, anche di apparenza. Siamo scuri e i libici sono arabi, nel senso siamo facilmente descrivibili da dove veniamo. E abbiamo pagato ancora la prima tappa dal confine con il Sudan. Era un'avventura perché stavo scoprendo un posto che non avevo mai visto e c'era questo gruppo ancora solido e ancora che aveva l'energia di proseguire il viaggio. Fino a quando non siamo arrivati a Benghazi, a Ajdabia, prima ancora di Benghazi, in cui siamo stati in ogni tappa delle città, siamo stati venduti o consegnati a altri intermediari che sfruttano al loro tempo un altro contratto di viaggio. Ecco, io ho pagato di nuovo il contratto dal confine dal Sudan fino a Tripoli, era
di $300, ma in mezzo siamo stati di nuovo chiesti di pagare altri €300 per proseguire il viaggio. Abbiamo pagato, ma io non ho voluto lasciare il mio amico che non aveva i soldi. Abbiamo pagato $100 a testa per andare a Bengasi, non a Tripoli. A Bengasi siamo trovati in una casa dove abitavano anche altri immigrati che sono arrivati prima di noi. E questi ragazzi ci hanno accolti, siamo rimasti nascosti in quella casa perché essere un africano subsahariano e uscire per strada vuol dire avere il rischio di essere arrestati e mandati in prigione. Tutto questo era raccontato, non l'avevamo ancora visto. Un giorno, una mattina, qualcuno bussa alla porta e abbiamo aperto, era la polizia libica. Io stavo scrivendo su un muro un proverbio che diceva: se non muori tutto questo passerà. Non ho nemmeno finito di scriverlo e la polizia ci ha portati via senza prendere le nostre cose o nemmeno mettere le scarpe, perché stavo scalze nella casa, e siamo stati portati in un piccolo container, macchina, fuori strada verso la prigione di Bengasi. Lì siamo stati registrati, nel senso numericamente, senza identificazione o senza chiederci che cosa stiamo facendo in quel paese, o senza dare la possibilità di chiedere un permesso di rimanere in Libia. E per fortuna ancora c'erano centinaia di ragazzi già arrestati in quel prigione, e ci fu questa espulsione verso il Sudan, che è un cosiddetto espulsione. Se non ci arriva la quota di 110 persone, il governo libico non espelle le persone verso il Sudan. Allora noi eravamo quasi 18 arrestati e ci aspettavano lì dentro 100 persone in prigione, quindi siamo stati fortunati e siamo messi in un container con donne e un bambino, Adam che si chiama, me lo ricordo benissimo, un bambino di 4 anni, adesso avrà 9 anni, 8 anni, è stato messo insieme a noi con 110 persone in un container. Siamo stati portati tutto il deserto senza sosta, dove non ci sono i bagni, non c'è nessuna acqua e cibo. Potete immaginare 110 persone ammucchiate in un container e trasportati nel deserto verso Kufra, confine con il Sudan. E lì ci aspettava un carcere tremendo. Hanno separato le 8 così donne che c'erano con noi in un'altra cella, eritrei, etiopi in una cella, e poi altri cittadini che sono della Somalia, sono messi in un'altra cella. In una piccola stanza con il bagno dentro, guasto, bruttissimo da immaginare, e materazzi pieni di schifoso, pieno di insetti, o come si può dire, pidocchi, e si preferiva dormire per terra. In questi giorni nel carcere di Kufra riflettevo per quale motivo sono qua. Riflettevo: io non dovrei essere qua, come credo che tante altre persone insieme a me si facevano questa domanda.
per quale motivo dovrei subire tutta questa sofferenza? E maledicevo sia il governo, sia la situazione del mio paese per tutto quello che noi subiamo nel momento. E la sorpresa non era ancora finita. Un giorno ci hanno portati fuori, ci hanno fatto mettere in fila indiana e ci hanno contati e uno sconosciuto che non sapevamo chi fosse è arrivato e ha detto questi li prendo e ci ha portati. Abbiamo scoperto che siamo stati venduti dai poliziotti al contrabbandiere che ci ha portato via. Addirittura era la polizia stessa ci ha caricato sulle macchine fuori strade, che ci ha accompagnato nella vicinanza della casa del contrabbandiere. Siamo scesi e siamo entrati nella casa del contrabbandiere, che ci ha rivelato che siamo stati venduti a 30 dinari. Mi chiedevo anche lì perché 30 dinari, perché non 28 o 32? Poteva essere 30 dinari, è una cosa che richiama tante cose. Ecco, da lì non avevamo nessuna scelta, abbiamo dovuto chiamare la famiglia per farci mandare i soldi per pagare sia i soldi che siamo stati comprati come le pecore, sia anche di proseguire il viaggio verso Tripoli, perché una volta siamo dentro non possiamo rinunciare al viaggio e tornare indietro, perché tornare indietro è un altro rischio, perché chi torna indietro vuol dire chi non ha più i soldi, quindi può essere anche abbandonato per il deserto. Non c'è nessuna garanzia che uno può farcela ritornare indietro. E siamo andati il peggior viaggio che ho fatto è dopo questo arresto verso Tripoli. Questo viaggio è stato tremendo perché eravamo in tanti e ci hanno messo in un piccolo camioncino in cui non c'entravamo prima all'inizio, quindi ci hanno fatto stare in piedi e all'improvviso ci hanno detto di sedersi. Quindi tutti chi è riuscito a sedersi si è seduto stretto. Io non avendo la spontaneità e anche l'umiliazione, l'imbarazzo di fare questo gesto, mi sono trovato in piedi a fare questo viaggio. Tutta la tenda coperta sopra, in cui la schiena brucia dal sole, e tutta questa umiliazione c'è stata già dal primo arresto a Bengasi, perché essere arrestato scalze e camminare come un ladro, come un criminale che non ho mai provato, che non ho mai visto, quindi perdi la dignità. Ho dato da mangiare urlando nelle prigioni, buttandoti un vaso, diciamo un piatto di riso che scotta, e dalla fame uno si mette a prenderlo al volo per mangiarlo, ma scotta e quindi lo deve buttare. Questa è una vergogna e l'umiliazione che si subisce nelle carceri libiche. Ecco, una volta partiti, questi 3 giorni di viaggio sono stati faticosi, tremendi, e mi ricordavo che l'unico aria da cui respiravamo avevo bucato la tenda che c'era sopra di me per respirare. E c'erano donne, vi ricordo che in tutto questo percorso c'erano donne con noi, donne che abbiamo difeso di non far stuprare dai contrabbandieri,
donne che hanno deciso di partire per non fare un servizio militare per le donne eritree, donne che hanno bambini insieme. E tutto questo viaggio non è soltanto dei maschi, ma anche delle donne. Ecco, siamo arrivati a Tripoli. Tripoli, abbiamo scoperto che c'è un quartiere conosciuto dove gli Abesha sono il popolo eritreo e etiopico, si chiamano, hanno un nome comune che si chiama Abesha, vivono in questo quartiere. Allora lì abbiamo trovato un'ospitalità dagli amici, abbiamo fatto delle chiamate per dire che siamo arrivati e che abbiamo bisogno dei soldi per pagare l'affitto. Io all'inizio, alla mia partenza, non ho avvisato il mio padre. Non l'ho detto perché non sapevo cosa dirglielo. Non sapevo che cosa, non avevo in mano nessuna cosa che mi garantisce che sto andando in un posto sicuro. L'ho avvisato mentre stavo in viaggio, perché era dovuto, per chiedere i soldi per proseguire il viaggio. L'ha saputo dai miei fratelli che sono andato via. E quindi ho chiamato, ho fatto mandare dei soldi e c'era questa attesa per non fare di nuovo quel viaggio che abbiamo fatto in container. Quindi nel nascondersi, nel dormire con il vestito addosso e essere sempre pronti nelle, quando ci, si sente le sirene in, in giro. Questa era la vita di, che vi parlo di 5 anni fa, ma che ha proseguito fino alla caduta o che ne so, al, al cambiamento politico del, della Libia. Una volta arrivati a Tripoli, ci siamo messi a, a cercare persone che ci possono, persone intermediari che ci possono non semplicemente portare via, portare verso l'Italia, ma salvarci da, da questa situazione che c'è in Libia, perché l'unica strada era quella del mare. Quindi uno è forzato, è costretto a, a intraprendere questo viaggio del mare. E senza nessuna attenzione di che tipo di barca bisogna prendere, basta che ci porta via. Quelli, quei 3 ragazzi che sono partiti prima di me, che vi ho accennato, se vi ricordate, all'inizio, sono ragazzi che stavano, che, amici che ci conoscevamo nello stesso quartiere di Addis Abeba, da qui tanti ragazzi di un quartiere specifico partivano e sono partiti un po' prima di noi e abitavano uno accanto all'altro. Abbiamo scoperto a Tripoli che sono morti nel mare. E questo ci ha scioccati, era, è stata una notizia bruttissima perché con me l'amico mio era uno di quei che sono morti, era il fratello del, di mio amico, che ha avuto i soldi per partire da, da Tripoli verso l'Italia, da un fratello che viveva in Germania. Allora a questo punto il fratello che mandava i soldi a quel fratello che è morto nel mare ha voluto sapere la notizia di questo fratello che è morto, se no non avrebbe mandato i soldi a questo mio amico. Non so se mi spiego. Va bene, ok. Ecco, una volta abbiamo fatto, faccio breve, ecco, sono morti, però non avevamo nessuna scelta di se non di andare via da, da Tripoli.
abbiamo preso la barca in gruppo, sempre nello stesso quartiere, in 32 eravamo, un minore c'era insieme a noi, c'avrà 10 anni, un eritreo, la maggior parte Eritrea e Etiopia. Abbiamo fatto questo viaggio del mare per un nulla, non avevamo niente da, come la bussola vecchia che non, a un certo punto si è rotta, si è smagnetizzata e siamo arrivati, siamo stati soccorsi dalla guardia costiera a Lampedusa. Ecco, il mio racconto che è stato anche fatto nel documentario e dei miei amici che avete visto dietro è un racconto di non, per non avere pietà dalle persone che ci ascoltano, ma era per dare testimonianza, dare parola alle persone che hanno vissuto, che stavano vivendo e ancora che vivono in Libia. Io sono fortunato perché sono qui in vita a dire, a sfogarmi, a parlare di quello che è successo, ma tanti non sono riusciti, sono affondati in mare o sono morti nelle carceri libiche. Ecco. Grazie.